Ok, amici della Viola, il risultato lo vedete in sovrimpressione. La partita giocata ieri in Europa League, la seconda giocata in casa, la seconda persa, persa malamente. Ma cominciamo a dare un'occhiata un po' alla formazione che Mister Souza aveva messo in campo. Potete vedere che in porta c'era Sepe, poi la difesa era formata, ha giocato con un 3-5-2, con Astori, Tomovic e Roncaglia in difesa, a centrocampo Pasquale, Verdù, Suarez, Fernandez e Rebic, e all'attacco Babacar affiancava Pepito Rossi. Quindi una formazione, se noi guardiamo la formazione che era stata schierata in campo contro il Napoli, adesso andiamo a vederla. Come vedete, è diversa per ben 9 undicesimi. Ci sono Tatarusano in porta. Praticamente dell'11 che ha giocato ieri, erano presenti soltanto Tomovic e Astori. Formazione quindi completamente diversa. È chiaro che quando si ha le rose con molti giocatori, poi si formano gli scontenti, partite gli scontenti, chi gioca poco ha poche possibilità di farsi vedere. Rossi era un'opportunità buona. E l'unica cosa positiva è stata appunto la sua rete segnata al 90esimo, quando però ormai i giochi erano fatti. Dispiace perdere contro una formazione poco accreditata, ultima nel suo campionato, che è venuta a Firenze imbottita di riserve. Anche Paolo Sousa ha rimescolato completamente le carte. Qui non si può neanche parlare di turnover, ha giocato proprio una formazione completamente diversa, con uno schieramento diverso. E niente, è stata una partita dove non ha girato niente a favore della Fiorentina, mentre i polacchi, con le due occasioni che hanno avuto, l'hanno sfruttate al meglio, un po' come era successo anche agli svizzeri del Basilea. Si vede che in Coppa per ora non riusciamo a raccattare boccino, perché mi sembra che le ultime tre partite, comprese appunto la semifinale con il Siviglia, abbiamo tutte perse e quindi ci dobbiamo allenare a questa manifestazione che comunque sia ci vede ultimi in classifica adesso dopo le prime tre giornate con soli 3 punti, e davanti abbiamo appunto il Lech Poznan, i portoghesi che avevamo strapazzato a domicilio per 4-0, che sono andati a battere il Basilea in casa sua e che sono a 4 punti insieme al Lech appunto. E poi c'è il Basilea che ha 2 vittorie e 6 punti e conduce il Legione. Tutto ancora aperto, però insomma, ci siamo complicati veramente la vita. Che dire, questa è una formazione che è improponibile perché non ha senso. Abbiamo visto dei giocatori che Verdù, Suarez, Pasquale stesso, che non è più il buon vecchio Pasquale che conoscevamo. Un centrocampo che non ha sostanza, non ha qualità, non verticalizza. Mati Fernandez purtroppo è diciamo l'uomo più importante di questo centrocampo, ma le responsabilità sono troppe per lui, non può prendere in mano la squadra, anche se diciamo è l'unico che ha fatto lo spunto nel finale per mettere la palla a Rossi per accorciare le distanze. Però detto questo, non ci siamo, una squadra nella quale ho visto solo Rebic darsi da fare, anche troppo, perché poi alla fine è stato anche espulso. Babacar era in serata, no, ha sbagliato nel finale l'occasionissima per pareggiarla sul cross di Roncaglia, l'ha buttata fuori alta sulla traversa da 1 metro e niente, era partita che è partita male, è finita così. Adesso c'è da concentrarsi sulla partita con la Roma, che è una partita importante. Noi non è che dobbiamo vincere lo scudetto, però la partita andrebbe affrontata con ben altro stimolo, con ben altro carattere, e stare attenti, perché no, un punto va sempre bene, dato che questa Fiorentina finora non è riuscita mai a pareggiare. Io non lo disdegnerei a priori un punto domenica con la Roma, perché è chiaro, ci piacerebbe sempre vincere, però comunque sia, sarebbe sempre un punto importante che smuoverebbe la classifica. Un saluto a tutti, il vostro Mauro, e alla prossima occasione, sperando di commentare un Fiorentina-Roma con un risultato diverso da questo.